Sonorità rock, indie e musica alternativa. Ogni estate vicino a Lisbona, Dalgesh protagonista il festival Nosha Live, uno dei più amati d'Europa. Una 3 giorni non stop di concerti con ospiti internazionali e band da tutto il mondo. È la seconda volta che vengo qui, è fantastico. Senza dubbio c'è una bellissima atmosfera. Abbiamo preso il biglietto per tutti e 3 i giorni. Grandi protagonisti quest'anno sono stati Cure sul palco del Nosh in apertura. La band inglese, capitanata da Robert Smith, ha ripercorso le hit dei suoi 40 anni di carriera. Ad aprire il live, il concerto dei Mogwai, che ai nostri microfoni hanno raccontato cosa significa fare musica ai tempi della Brexit. È un disastro. È imbarazzante. Non capisco come una piccola parte di cittadini stupidi abbia potuto discutere così tanto. È difficile per me perché vivo in Germania ed è ancora più difficile ora ottenere una residenza lì. È come se fosse tutto capovolto. Dalla Scozia al Brasile a far vibrare il palco del Nosh Festival, Emicida, dalle rime del rapper brasiliano escono messaggi forti contro intolleranza e disuguaglianze sociali. Stiamo giocando con una polveriera, come abbiamo fatto con le ultime elezioni e si è visto. Abbiamo consegnato la presidenza della Repubblica a una persona completamente irresponsabile, questo è il problema. Avete capito? Penso che sia importante parlare di queste disuguaglianze per poter avere una società migliore. Protagonisti nel secondo giorno del Nosh Live Festival, i Gossip e i Vampire Weekend. Dall'India alla musica elettronica con i Cat Copy, la band nata a Melbourne nel 2001, che dopo aver fatto ballare tutti i presenti ha avuto l'onore di aprire lo show della pantera Grace Jones. 71 anni di pura adrenalina e tendenza. We walk like a ghost. Protagonisti in chiusura, i Vetusta Morla, la rock band di Madrid che dal palco ai nostri microfoni ha espresso profonda frustrazione per l'ascesa dei movimenti politici di estrema destra. Si tratta di persone che stanno proponendo una visione falsa e fatta di menzogne. Tutto questo ha uno sfondo ideologico che disprezza totalmente i diritti umani. Alla fine, invece, penso che sarebbe giusto che chi governa avesse a cuore la convivenza tra le persone e le nazioni. Sul palco tanti artisti prima del gran finale con gli Smashing Pumpkins e i Chemical Brothers. L'amore per la musica è stato questo il filo conduttore della 3 giorni che ha riunito più di 150.000 persone da tutto il mondo qui al Festival Nosh Alive. Luis Guita, para Euronews.